Si va sempre più consolidando la Taranta Beer Festival, la frazione Orneta, dove grazie alla dedizione di un gruppo di 10 persone costituitisi nel 2010 in associazione, la musica popolare salentina nella nostra provincia si è andata sempre più radicando e anno dopo anno l'associazione si è andata consolidando grazie alla partecipazione di più persone che per la propria esperienza e per il proprio impegno hanno rafforzato lo stile di musica popolare che si è maggiormente appunto perfezionato ed allargato, comprendendo quella campana, calabra e salentina. Soddisfatta l'associazione che è riuscita a coniugare musica e percorso enogastronomico, incassando un successo strepitoso. Stiamo registrando un boom di presenza, essendo la prima sera non avevamo questa aspettativa, sta partendo veramente bene. Ecco, il comitato è un comitato fatto di giovani, di tante persone. Sì, è un'associazione, siamo 21 ragazzi, è stata costituita 5 anni fa. Tendiamo ad allargarla perché abbiamo bisogno di un po' di aiuto, perché l'andamento è sempre più proficuo, quindi ci vogliono altre persone. Un programma ricco soprattutto di musica. Sì, ogni anno ci sono delle novità, sia come gruppi, quest'anno abbiamo preso un gruppo, uno o due gruppi che sono locali, altri 5 gruppi sono sempre del Salento. Ogni anno stiamo rinnovando con qualche gruppo calabrese che dovrebbe esserci già per l'anno prossimo, che già stiamo facendo qualcosa. La musica popolare che si coniuga con il percorso enogastronomico. Beh, questa musica stiamo notando che sta piacendo un po' a tutti. È una musica molto popolare, la gente la segue. Poi, per quanto riguarda la parte enogastronomica, credo che diamo un buon prodotto, cerchiamo di difenderci abbastanza bene, quindi abbiamo, ripeto, abbiamo un riscontro notevole. La serata più importante. Le serate sono tutte e quattro importanti, perché quest'anno veramente non abbiamo esitato sui gruppi, ma nemmeno gli altri anni abbiamo esitato sui gruppi, però quest'anno per l'ennesima volta, cioè, cerchiamo di portare dei gruppi più forti, più buoni, più notevoli. Abbiamo partecipato l'anno scorso alla Notte della Taranta a Lecce proprio per verificarli, quindi sono stati già tutti scelti, che li abbiamo già visti e contattati. Una manifestazione che è destinata ad avere un futuro roseo. Sì, se l'andamento è questo, da parte mia e da parte di tutta l'associazione abbiamo tutta la volontà di farla crescere ancora di più. Contiamo già dall'anno prossimo di farla ancora più grande, nonostante ciò abbiamo allargato pure lo spazio, proprio perché stiamo vedendo una presenza di persone sempre più alta e ci stiamo organizzando in questo. Viene valorizzata, vedo, anche la ceramica arianese. Sì, beh, la ceramica arianese è il fiore all'occhiello per Ariano e quindi noi la valorizziamo usando il nostro logo e abbiamo anche qua un riscontro di diverse vendite, di diverse cose su questi prodotti qua. Nonostante che tutti pure i gruppi che vengono dal Salento comunque fanno sempre acquisti di questi prodotti.